solo uno degli elementi che possono contraddistinguere la nostra realtà. Molto importante, se si tiene presente che è in corso l'approvazione del nuovo piano di sviluppo rurale, sarà anche l'agricoltura, quindi grosse opportunità ci saranno anche sotto il profilo dello sviluppo agrario, che poi era diciamo, l'attività primaria e prevalente all'interno del nostro comune. C'è poi un ambito relativo ai servizi alla collettività, perché è evidente che comunque un'amministrazione non può prescindere, pur in questa fase di ristrettezza di risorse economiche, non può prescindere dal fornire determinati servizi e dal garantire determinati servizi, cercando eventualmente di essere migliorativa attraverso anche diciamo, un approccio qualificato a quello che è il sostegno che si può dare, dove per qualificato intendo una maggior conoscenza di quelle che sono le nostre eccellenze alimentari da una parte, ma anche una attenta come si dice una particolare attenzione a quello che è il benessere in generale della persona anche sotto il profilo sanitario. E infine l'ultimo punto del nostro programma, che adesso sto sintetizzando sulla grandi linee, riguarda il metodo di governo. Per quello che riguarda il metodo di governo, sicuramente uno degli elementi di nuovo per noi caratterizzanti è il riconoscimento delle professionalità che sono esistenti all'interno del nostro comune, quindi nei limiti del possibile si deve cercare di evitare di sprecare risorse attraverso le famose consulenze esterne. Dall'altro lato, un elemento importante ma oggi ancora poco noto anche a chi fa già parte attualmente dell'amministrazione è il fatto che il comune di San Bartolomeo da qualche mese è entrato a far parte dell'Unione dei Comuni, e quindi insieme al comune di Cervo, di Villa Faraldi, di Anno Castello e di Anno Arentino ha formato quest'unione, per cui teoricamente c'è una sorta di esproprio di potere al singolo comune a favore dell'Unione. Secondo me lo strumento dell'Unione è uno strumento molto importante, perché può portare a grandissime efficienze operative e conseguentemente a dei grandi risparmi di spesa, e può portare a un notevole incremento anche dell'efficienza dei servizi che vengono offerti alla collettività. Come dico, però, si tratta di uno strumento che è ancora tutto da costruire proprio per la novità che presenta. Con questo non vi tengo più su quelle che sono le caratteristiche della nostra lista di tipo generale. Poi, se avete piacere, nei prossimi giorni più o meno il point sarà aperto. È nostra intenzione magari fare un po' delle settimane quantomeno tematiche, quindi una settimana si parlerà dello sviluppo, una settimana dell'urbanistica, una settimana del metodo di governo, quindi a seconda se c'è qualche tematica che interessa in maniera particolare il point sarà sicuramente aperto. A questo punto passo a presentare i miei compagni di avventura. E prima di presentarvi vi dico ancora una cosa. Normalmente in campagna elettorale si procede, cioè per pubblicizzare la propria lista si procede a esporre due tipi di fotografia: la fotografia del candidato sindaco e la fotografia della lista col candidato sindaco. Secondo me il sindaco alla fine, proprio per, e nel mio caso in maniera particolare, visto che nasco all'interno di un gruppo, il sindaco è esclusivamente il rappresentante di un gruppo. Il miglior sindaco di questo mondo, se non è circondato da persone valide, non riesce a realizzare nulla di interessante. E per contro un sindaco di scarso valore, se circondato da persone valide, può fare anche cose molto interessanti. Di conseguenza, siccome io ritengo di essere circondata da persone molto valide, rinuncio ovviamente a fare il manifesto individuale, e quindi la nostra campagna si svolgerà esclusivamente in funzione del gruppo San Bartolomeo da Mare. Adesso passo a presentarvi il mio privato elenco. Da me poco apprezzato, e come si dice
ama molto gli animali. La sua compagna ha un'attività commerciale qui a San Bartolomeo, e anche lui ha dei figli, quindi è interessato a un paese che sia vivo e vivibile. Lorenzo Ansaldo è consigliere di minoranza uscente, nonché segretario della locale sezione del Partito Democratico, è archeologo e ricercatore presso l'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Ovviamente come si dice, la sua preparazione professionale sarà molto utile nel cercare di realizzare le azioni che abbiamo in programma per quanto riguarda lo sviluppo turistico, perché San Bartolomeo ha, insieme a Agnano Marina, delle potenzialità di percorsi archeologici anche molto interessanti. Emanuele Arimondo. Ciao a tutti. Emanuele Arimondo è titolare di azienda agricola e poi è nato come Castellin, è assaggiatore certificato di olio e di vino, alla cui produzione si dedica con ottimi risultati. È una persona che io ho conosciuto recentemente e devo dire che questa, diciamo, l'aver creato questo gruppo è per me stato motivo di approfondire la conoscenza con molte persone estremamente piacevoli. Lui è una di queste, sono molto disponibile, un punto essenziale della vista. Grazie. Flavio Briglio. Buonasera. Flavio Briglio, come sentite dall'accento, è importato dalla Lombardia, no, a seguito di matrimonio, uno di quelli che sono arrivati a seguito di matrimonio, candidato consigliere comunale, anche lui aveva, si era candidato anche lui nel quinquennio 2004-2009, è un artigiano mobiliere, appassionato e curioso di tecnologie di informatica, il nostro homo tecnologico, quello che tendenzialmente ci prepara volantini e quant'altro. Ha una formazione cattolica, come tre quarti delle persone che vengono dalla Brianza, e ha molta esperienza nel volontariato, molto sensibile a tutto quella che è la parte sociale della comunità. Va bene. Poi abbiamo Vito Lagnano. Buonasera. È artigiano, anche lui candidato consigliere comunale, non ha mai partecipato, anche lui, per lui è la prima esperienza, e anche lui ha una bambina che abbiamo qua in prima fila, e di conseguenza io ritengo che molto spessissimo il crearsi una famiglia, quindi rendersi conto anche di quella che è la vita del paese in funzione dei propri figli, sensibilizza rispetto a tutta una serie di problemi. È un acceso tifoso juventino, appassionato di calcio. E guarda, il difetto ce l'ho da vedere. Irma Tosto. Irma è consigliere di minoranza uscente. Allora, io me la ricordo 5 anni fa, in occasione della prima candidatura, era terrorizzatissima, in quanto si sentiva assolutamente inadeguata. In realtà questi 5 anni, pur restando sempre le paure, l'hanno comunque appassionata talmente tanto da indurla a ricandidarsi nuovamente con un'energia forse maggiore. Dovuta anche al gruppo e al candidato sindaco, sicuramente. Anche Silvana è alla prima esperienza, nel brevi noti programmi che è definita casalinga, perché attualmente è questo, è mamma di due gemelli che la impegnano notevolmente, e poi aiuta la sorella all'interno del barco in paese, quindi anche lei è particolarmente sensibile a tutte quelle che sono le tematiche economiche del nostro paese. Come si dice? Abbiamo dovuto insistere un pochettino perché è una persona fondamentalmente timida, per cui la lascio libera. Sì. Poi abbiamo Davide Panizza. Buonasera a tutti. Anche lui è agricoltore, è anche lui la prima esperienza come candidato consigliere comunale. Lui ovviamente
per la sua professione è particolarmente sensibile e conosce bene tutte le tematiche che riguardano l'agricoltura, ma il suo interesse è la protezione civile, quindi anche in questo caso il comune finora forse è risultato un pochettino carente rispetto a tutti quelli che sono gli adempimenti, quindi ci piacerebbe che anche questo aspetto della nostra vita comune venisse valorizzato nella maniera corretta. Sonia Salvatico, buonasera. Lei è ora cliente dipendente, anche lei è la prima esperienza, un bambino piccolino, anche lei ha avuto un po' di tentennamenti sulla candidatura proprio perché fra il lavoro e il figlio è abbastanza impegnata. È una persona, vabbè, solare, la vedete, semplicemente guardandola lo recepite già, è una persona molto determinata, quindi secondo me sarà un importante valore aggiunto all'interno della lista. E è una persona che ama molto chi si impegna, anche se lei riconosce che in questo momento la sua capacità di impegnarsi è un pochettino limitata dalla molteplicità di impegni, però l'impegno nei nostri confronti l'ha preso con grande serietà. Ne sono felice. Anna Trask, lo posso dire, è l'unica persona più vecchia di me. Colpo basso. Io ho detto, ho sempre detto a tutti, io sono la più vecchia del gruppo, sono la più vecchia del gruppo, perché non c'è Anna che mi batte per un attimo che pensi. E Anna, anche lei.